Il mercato del lavoro a 5. Non è una nuova specialità olimpica, ma l'analisi realizzata a 10 mani dalle 5 maggiori autorità di settore: Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL. Il frutto di questa collaborazione è il primo rapporto annuale, presentato l'11 dicembre nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai quattro presidenti delle amministrazioni coinvolte e dal titolare del Dicastero del Lavoro. Come Istat abbiamo avvertito la necessità di promuovere questa cooperazione tra le istituzioni presenti oggi. Con l'intesa siglata si è quindi inteso valorizzare l'intero patrimonio informativo disponibile, ricorrendo a metodologie avanzate e diffondendo dati e analisi integrati, coordinati, non ridondanti e di elevata qualità. Ma la condivisione credo possa aiutarci appunto ad una lettura più integrata e più efficace. Questo naturalmente questa è una tappa, noi ci auguriamo che questo metodo di lavoro possa continuare a sviluppare in qualità e in completezza il lavoro che abbiamo avviato in questa fase e magari anche dal dialogo tra di noi possono essere anche migliorati i lavori che ognuno di noi produce in forza della propria attività, proprio nello spirito di rendere più agevolmente comprensibile questa dinamica che è così importante per l'economia e per la società, che sono appunto le tematiche del lavoro. Quali sono i dati salienti del rapporto? Negli ultimi 2 anni il mercato del lavoro ha recuperato in buona parte i livelli occupazionali precedenti la crisi. Il numero di occupati nel primo semestre 2017 raggiunge il 57,8%, avvicinandosi al 58,8% del 2008. Il tasso di disoccupazione diminuisce attestandosi all'11,2%, con una riduzione del tasso di inattività a 15-64 anni al 34,7%. La ripresa è rilevante per il lavoro dipendente, con una crescita del tempo indeterminato al suo massimo storico, 14.966.000 unità, e dei contratti a termine, 2,7 milioni di unità nel secondo semestre 2017. Abbiamo avuto tra il 2015 e l'inizio del 2016 una forte impennata della crescita dei contratti a tempo indeterminato, che sono cresciuti di più. C'è una figura che è abbastanza eloquente, anche se bisogna stare attenti perché sono due scale diverse, la figura 1.6 del rapporto ci fa vedere proprio come quello è stato l'anno in cui c'è stato un calo dei contratti a tempo determinato e invece una crescita dei contratti. È molto facile, credo, attribuire tutto questo agli effetti del Jobs Act e della decontribuzione. Nel periodo successivo invece siamo tornati ad una dinamica più forte dei contratti a tempo determinato, anche se al contrario di quello che leggo spesso sui giornali non è vero che i contratti a tempo indeterminato sono calati, c'è stata una crescita molto più contenuta dei contratti a tempo, dei contratti a tempo determinato. L'incremento dell'occupazione riguarda soprattutto il settore privato, agricoltura, servizi e industria, con la sola eccezione del comparto delle costruzioni, in cui prosegue ininterrotta la riduzione della forza lavoro. Note dolenti anche sul fronte del lavoro autonomo e su quello della pubblica amministrazione, ancora vincolata al pluriennale blocco del turnover. Altri elementi su cui appuntare l'attenzione sono le differenze intergenerazionali che si sono acuite a causa dell'alta disoccupazione giovanile, seppure più contenuta negli ultimi 2 anni. Il tasso di posti vacanti, una sorta di indicatore dell'andamento occupazionale che torna ai massimi del periodo pre-crisi, e la disparità tra nord e sud del paese. È evidente che ciascuno di noi può analizzare, valutare il dato secondo prospettive diverse, angoli di visuale diversa che attengono o alla ricerca pura o alla ricerca applicata o addirittura agli interventi di politiche. Interventi di politiche, per quel che riguarda evidentemente l'Agenzia delle Politiche Attive, che traggono un enorme giovamento dalla lettura del contesto, dalla lettura specifica, dalla lettura microeconomica dell'impresa. Assolutamente vero che politiche generalistiche per il lavoro non funzionano, ma che politiche invece ritagliate sulla persona sono quelle che possono dare
minor spreco di risorse e maggiore efficacia in termini di risultati.